Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete siamo rota... Vaffanculo. Siamo ritornati con Regins. Allora ragazzi, l'ultima volta abbiamo parlato di Re senza figli. Ora boh, vediamo come andrà a finire. E partiamo con una nuova avventura. Adesso siamo nella fantastica Spagna. Ok, siamo con i Borboni. Facciamo Enrico I Borbone. Inventiamoci la storia. Di nuovo, nel 1536. E il torrente Goccia è di nuovo asciutto. Dobbiamo costruire una diga. Va bene, costruiamola. Abbiamo trovato l'oro nel letto del fiume. Cosa volete farne? Tutto mio, ovviamente. Volete sposare la giovane principessa di un regno vicino? Tipo i portoghesi, probabilmente. Sì. Mio signore, i fanatici hanno saccheggiato l'ospedale, affermando che solo Dio, attraverso il tocco delle vostre mani, può guarirli. No. La regina del sud desidera aiutarci a respingere gli eserciti invasori. Sì, grazie. Questo è l'inverno più freddo degli ultimi 30 anni. Aggiungete del magro raccolto e capirete che il popolo sta morendo di fame. Date le nostre scorte, vai. Ho una faccenda legale in sospeso con un vostro mercante. Ci vuole troppo per risolvere un caso nel vostro regno. Faremo riforma della giustizia, vai. I vichinghi ci attaccano, dobbiamo difendere il regno. All'attacco! I cereali sono molto economici in questi giorni, Sire. Dovremmo modificare il prezzo del pane. Raddoppiatelo. Woof, woof! Rex mi invita a seguirlo. Andiamo verso il cane. Ci porta nella foresta. Rex viene davanti a un fungo di un brillante arancione. Mangia fungo. Mangia il fungo. Chiarezza! D'ora in poi saprete quali effetti hanno le vostre decisioni sul regno, è un dono o una maledizione? È un dono, ovviamente. Il messaggio ce lo dice: un kraken è stato avvistato sulle coste del regno, i pescatori sono terrorizzati. Generale, il raccolto è un disastro, la gente è affamata, vi prego, Sire, diminuite le tasse. Come osi? Cazzo! Quanto cavolo mi ha tolto il popolo? Il vostro popolo è affamato, il malcontento si diffonde. Cazzo. Il castello viene saccheggiato, la corte si disperde e voi venite lasciati a governare sui piccioni. Ok, addio Enrico. Il re è morto. È durato 9 anni. Sempre in Spagna. Anzi, ormai la Spagna è in disordine. Andiamo a Napoli con la rivoluzione napoletana. Nasce il regno delle due Sicilie con Giovanni I. Che cazzo di mente malata c'ho? Ok. I nostri nemici vogliono negoziare un trattato di pace. È il miglior modo. Uè, che culo! Cioè, se abbiamo parlato del fatto che Napoli ha fatto la rivoluzione contro la Spagna, siamo in guerra. I nostri nemici vogliono negoziare un trattato di pace. È il modo migliore per chiudere la guerra. Sì, facciamo pace. I vostri contadini si riproducono come conigli e la miseria regna sovrana. Prendete in considerazione il problema. No, perché dovrei? Un uomo grasso con una barba finta e un cappotto rosso sta elargendo doni ai bambini nelle strade. Boia! Come sapevate che ero io? Volevo solo donare abbracci, affetto e tanti dolcetti. Che strano che sei. Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. Sì. Dovremmo creare un museo della scienza per raccogliere tutte le creature viventi che possono dare un... No, per niente. Vorremmo istituire una nuova tassa per la Chiesa da condividere con la corona. No. I popoli di un villaggio remoto stanno insegnando ai propri figli a sputare in faccia agli uomini del re. Dobbiamo intervenire in modo esemplare. Sì, ovviamente. Cedric, la giustizia non mi piace. È un ciarlatano lazzerone. No. Ho convinto la Chiesa a investire nel lavoro minorile. Vuoi partecipare? No. C'è una crisi in atto nella Chiesa, dobbiamo riformare la nostra religione. Nessun problema, facciamolo. Dateci potere sufficiente per rispettare la legge di giustizia divina, il Papa è pronto a pagare il prezzo. No, ora stai esagerando. Gli orafi della capitale hanno istituito un cartello per organizzare il loro commercio, vogliono la vostra approvazione. Sì. Il regno del sud sostiene che voi siete promesso alla giovane principessa, un rifiuto potrebbe scatenare la guerra. Sposiamoci. La vostra fortezza è troppo debole, dobbiamo costruire una nuova torre. Sì, vai. Ci sono troppe persone da giustiziare, mi serve l'aiuto dell'esercito. No. Vorremmo costruire una scuola nella capitale per educare il popolo.
No. Non sei mai abbastanza preparati, dovete reclutare più soldati. No. Mi serve un piccolo esercito di soldati senza scrupoli per un elegante colpo di stato in Estremo Oriente. No. Il nostro paese è in pace e gli affari procedono a meraviglia. Dovrete tenere da parte il tesoro per i giorni bui. Questo è vero, sì. La regina del sud vi offre 40 libri, dovremmo costruire una biblioteca. Sì. Un duca ha deciso di riportare in auge il diritto feudale che permette al signore di dormire con una donna durante la sua prima notte di nozze. Non può farlo. Il popolo del nord è superstizioso e sacrilegio, costruiamo più chiese? No. Il vostro popolo mangia troppo, sono tutti grassi e pigri, dovreste alzare il prezzo del pane. Raddoppiatelo. Pac non mi piace, è un bugiardo piagnucoloso, ma utile. Ho invitato il mio giovane fratello a unirsi a noi per il festival di primavera. Che piacere. Gli è arrivato con una truppa che ha ridicolizzato la guardia cittadina. Perfetto. Non fate caso a me, sono solo in visita per un paio di anni al massimo, niente di definitivo. Sì? Dovreste imporre un coprifuoco, le strade della capitale non sono sicure durante la notte. No. Il raccolto è stato eccellente, maestà, sfamate la gente, sfamate l'esercito. Mio signore, attendiamo una visita del re dell'Ovest, che gioia. Dobbiamo organizzare un grande bacchetto. Buona idea. È una pessima idea, il re preferirà andare a caccia. Buona idea. No, sì, la delegazione è buon gusto obbligato, è un bacchetto. Facciamo entrambe le cose. No! No! Dai! Stava andando tutto perfettissimo, in modo perfetto. E muore il re. Mentre voi vi preparate per il suo arrivo, il re dell'Ovest ha invaso il paese e vi ha mandato in esilio. Cioè, praticamente questo dell'Ovest ha conquistato il mio paese. E io sono morto, lol. E cazzo, 26 anni a potere. Praticamente siamo stati buttati fuori dal regno delle due Sicilie. Quindi adesso siamo il re dell'Ovest. Madonna, che la mia testa è malata per queste cose. Quindi adesso siamo Giorgio, il re Giorgio. Che bello, re Giorgio del regno delle due Sicilie. Sì, re, dovremmo investire del denaro nella costruzione di un granaio pubblico per prevenire la carestia. Sì, vai. Il granaio è stato costoso, ma una buona protezione contro la sembra contento. Perfetto. Lunga vita al re, pregheremo per la vostra prosperità di vostra maestà. Sì. No! 2 anni è durato. Il vostro paese è allo sfascio, mio signore. I mercanti e la nobiltà possiedono tutto quanto. La nuova oligarchia vi manda in esilio forzato. Cioè, questo re è durato 2 anni. Cioè, immaginate, un tizio che conquista una nazione intera uccidendo l'altro re. Dopo 2 anni cade il suo potere e sale all'oligarchia. Cioè, perché? Beh ragazzi, ci fermiamo qui per adesso. So che questo gameplay è abbastanza corto, ma comunque volevo ritornare su questo gioco. So che comunque non è tanto famoso sul mio canale, lo seguono poche persone, però comunque è divertente. C'è qualcosa di particolare per giocare. E magari, se questa volta viene più seguito questo episodio, possiamo rifare che, visto che Giovanni è stato mandato in esilio, non è nemmeno morto, possiamo fare che alla morte di Giorgio, Giovanni, il re Giovanni, quello di prima, ritorna al trono e ritornano i Borboni sul regno delle due Sicilie. Magari possiamo anche fare così. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!